Ah, il generatore sta qua, infatti, quanto sono stupido. Eccolo qua il generatore, guarda. Sta qua. Eccolo qua. Fammi una pazzicchia. Oh là là, che spambè. Almeno così posso passare. Oh, bravo. Bravo, mi è piaciuta questa battuta. La potevi risparmiare. Ok, di qua. Oh le. Allora, prendiamo questa, facciamo click e clicchiamo qua. Ah, bello click. Ah, bello. Qua perché? Niente, solo lo scenografico. Sì. Ma qua dove tra poco si farà lo scontro finale di Leon contro... Come va, Franci? Meglio non tornarcene. No, 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 assolutamente. Non è per niente nei miei piani. Non è molto discreto, ma non ho altra scelta. Ah, sì. Costruzione di antenna a schiera. L'installazione dell'antenna a schiera ad alta sensibilità sull'isola è finalmente giunta a termine. Grazie a questa costruzione sarà possibile intercettare e monitorare le attività delle organizzazioni nemiche, incluse quelle dei servizi segreti statunitensi. Ora possiamo sentire tutto. Prima di tutto, lo sfrutteremo per ottenere informazioni e prepararci al giorno del rapimento. Ci sarà certamente d'aiuto per il successo della nostra missione. Mostreremo al mondo intero che la sicurezza del paese non è altro che una barzelletta. Jack Krauser. Scelta. Ci stava un Krauser. Ok. Ah. Mi fa male un po' la cervicale oggi. Tutto bene, perché sei passato a Resident Evil? Lo devo finire. Tra stasera lo finiamo e poi continuiamo con Layers of Fear, amica mia. Layers of Fear. Oh. Ti garba più Layers of Fear, Franci. Ah! Porca trota, hanno dato fuoco. Amore. Buon voyage, mon ami. Scusate, avete tutti il biglietto? Adala. Ecco, bravo, quello mi piace di più. Sto aspettando di avere il giorno di riposo per iniziarlo. Brava, Franci. No, ma dopo ci dovremmo andare perché tanto questo è quasi finito. Penso al massimo una quarantina di minuti. Volevo finirlo per poi dedicarmi per bene a Layers of Fear. E poi penso che dopo faremo pure Outlast, che mi è stato consigliato. Non è stato il mio Tic giro di giostra preferito. tac. Ah no, no, abbiamo una mira buona. Ma scusami un attimo, però. Brava Franci, aspetta in live. Se non ci sono distrazioni o qualche altro problema, a breve dovremmo finire il gioco. Oh, ma questo è La stato... sua presenza qui mi scalda il cu... Benvenuta. Oh. Andiamo. Oh. Allora, quegli insetti giganti si sono insediati anche da queste parti. Ce ne sono altri tre da stanare. Il compito è semplice: trovali e falli fuori. Sarà un gioco da ragazzi. Lo so gli altri a fare il lavoro. Non lo vedo. Vediamo un po'. Ah, F, fai di.
Quest'area è difesa bene. Devo stare attenta. Allora, no, però forse opzioni schermo. Forse è meglio questa. Vedi? Allora, qua ci dovrebbe essere pure gli insettoni. Uno l'ho ucciso. Niente, la scavalca. Ah no, Ada, non schivare. Ma no, perché devi schivare? Ma non schiva. Ok. Allora, pesce. Usa. Ok. Ok. Ah, e tu pure sei andato. Ok. Allora. Ma gli insettoni dove stanno? Scusami. Ok, e tu pure sei andato, vieni qua. Miseria, oh. Aspetta che faccio un attimo la spesa. Ok. Allora. Oh, non si molla. Ciao. Che fine avevi fatto, ne? Tutto a posto. Tutto bene, amico mio. Ah, c'è ancora quella torretta attiva. Vuoi vedere una cosa? No, niente. Vabbè. L'università mi ha distrutto, tutto il resto non avevo manco il tempo per respirare. Ah, bravo, bravo, allora, no. Le cose importanti per prima, hai fatto bene. Hai fatto bene. Allora, andiamo a vedere un attimo qui come va la situation.
Un DLC. Sì, è un DLC di Resident Evil 4. Si chiama Separate Ways. C'è il porco assassino. Vieni. Ah, venite qua, venite qua. Grazie Peppe Hightech. Ok, vai, yes. Wow. Ok, prendiamo tutto, prendiamo tutto. Ah, non c'è un momento di calma oggi. Oh, la miseria, come mi ha fatto a vedere? Oh. Scusami, allora facciamo così, 4. Due, ok. Ok, via. Grazie. Perfetto. Ok. Ci dovrebbe essere un terzo insetto da qualche parte. Dove sta? No, qua non posso salire. No, perché dovrei scendere. Ok. Non lo vedo ancora l'altro insetto. Allora, aspetta. Ok, se passo qua non mi becca. Ma come mi ha beccato? Ma sono tornato indietro. Tornate indietro. Allora devo scendere qua. Devo andare qua. Devo andare dove? Ah, devo passare per forza di qua. Oh, wow, 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 wow. Allora aspetta, devo disattivare la torretta un'altra volta. Devo disattivare la torretta. Ah, non si può salire da qua. Andiamo su. Andiamo di qua. No, non mi hai visto. Come fai? Non sono nel raggio di d'azione di niente e nessuno. Oh. Ah. Ok. Andiamo qua. Andiamo giù. Andiamo qui. Da qui. A fan bagno. Ti attacco. Ti distruggo. Eccolo, andato. Oh. Ora però qui ci dovrebbe essere un ultimo insettone che però io non vedo. Lo so perso? Forse è nascosto per di qua. Non lo vedo.
Lo vedo. Ah, e dove stiamo questo? Vedi una cosa? No, non so dove possa stare l'altro insettone. Mi sa che uno ce lo siamo persi. Ah no, no, zitto, zitto. Eccolo. Missione compiuta. Mamma mia, che vista che c'ho. Orco can, se non mi fossi girato ora, c'ho un sesto senso io che manco Spider-Man. C'è altro che i sensi di ragno. Oh, la miseria. Collega il dispositivo. Dove? Ah, devo passare di qua. Mamma mia. Vai. Che ce la facciamo? C'è qualcosa che posso recuperare? No. Andiamo a collegare il dispositivo. Che era quel rumore? Allora, 8, 4, 1. Uno, quattro, otto. Ho fatto a caso, eh. L'Ambra, rapporto sulla ricerca. Hashtag 12. Le nostre ricerche sull'Ambra proseguono sull'isola. Iniziamo ad avere le idee più chiare, ma abbiamo ancora tanto da scoprire. L'Ambra sta dando prova della sua efficacia. Non si è ancora risvegliata, ma ha comunque una forte influenza sugli altri parassiti, riuscendo addirittura a potenziarli. Ritengo che questa sua abilità ottimizzi la connessione tra il parassita e l'organismo che lo ospita. Nei nostri esperimenti siamo riusciti a ricreare questo fenomeno in uno dei soggetti di ricerca. È un grande traguardo. Adesso voglio sperimentare la sua influenza sulla variante superiore della plaga. Tuttavia, solo i membri più illustri dell'osso illumana Illuminados ospitano questo tipo di parassita e nessuno di loro accetterebbe di prendere parte agli esperimenti. Devo pianificare con attenzione se voglio trovare dei volontari. Annabelle Garcia Escudero, ricercatrice capo. Alza la vista! Non si fanno solamente trasmissioni radio qui. No, direi di no. Accovacciati. Accovacciati. Ha detto accovacciati? Accovacciati. Analisi del soggetto. Martinico. Gli effetti dell'Ambra sono più grandi di quanto avessi mai immaginato. Martinico era un tempo un soggetto fragile e incontrollabile, disprezzato per la sua deformità. Tuttavia, dopo numerosi esperimenti, ha sviluppato un'incredibile resilienza e capacità rigenerative che lo rendono impermeabile agli attacchi delle armi convenzionali. Oh, ciao Polo, grazie per il ride. Hola Daisy. Ciao signori, ciao signore, benvenuti. Oh, allora, stavo finendo Resident Evil per poi passare su Layers of Fear. Adesso le cattive notizie. Adesso le cattive notizie. Manco a farlo apposta, siete arrivati. Adesso le cattive notizie. Vabbè, è una coincidenza, non vorrei dire nulla. Pur essendo diventato... Paolo, prima hai visto, ero l'Urk, ti stavo guardando che giocavi a Fortnite, ma non potevo scrivere. Pur essendo diventato più forte, le sue capacità intellettive non sono migliorate affatto. È improbabile che succeda, ma se dovesse liberarsi sarebbe quasi impossibile riuscire a fermarlo. Solo potenti laser possono annientarlo. Azza. E qua la cosa inizia a farsi preoccupante, direi. Ciao Paolo! Stavo dicendo, prima ero in Lurk, ti ho visto che stavi giocando a Fortnite, ma non potevo scrivere, ero un attimo impegnato, ti tenevo come sottofondo per compagnia. Questo deve essere Martinico. Ciao Martinico!
Piacere. My name is Ada. Non sembri gentile. Se quel coso mi prende è finita. Sì, direi proprio di sì. Vado, Ada. Per un poco il tuo profilo non avrebbe potuto causarti una morte assicurata. Non stavi giocando, che era? Fortnite? Qualcosa del genere? Che gioco era? Era uno sparatutto. Che gioco era? No, non ho visto il titolo del gioco. Ho visto che sembrava la grafica di Fortnite. Che roba era? Scusami. Che gioco era allora? Sembrava Fortnite. Che gioco era? Ero convinto che fosse Fortnite. No, come un follow, dai. Che gioco era? Che gioco era? No, mo sono curioso, scusami, che gioco era? Ah, no, Genshin Impact, brava, brava, Daisy. Ma io in tutto questo dove devo andare? Scusami. Penso che devo andare di qua. Gattoporto, vabbè, vado a mangiare. Ciao Gattoporto, buon appetito. Qua mi sbavano addosso. Il mio nuovo amico deve essere il risultato di un esperimento. Beh, direi di sì. Tanto scappiamo. Oh! Ai. Allora, 2, 3, 7, enter. Minchia, primo colpo, l'ho beccato. Che fortuna. Troppo fortunato stasera. Ah! Hanno usato le mie ciappette. Peppe, tu mi fai uscire più pazzo di Daisy, sì. Aspetta, aspetta. Mi ha fatto uscire, ma non mi veniva Genshin Impact, mi sembrava la grafica. I laser, questi sono come in Resident Evil, il film dove c'era Mila Jovovich, c'era, eravamo nella villa di Raccoon City. Oh. Ah, sì, l'ho sentito. Guarda. Vabbè, sì. Ok. E ora? Ah, così, bene. Ok. Beh, che esagerazione. Ah. Daisy, da quando ho bisogno di aiuto tu devi esserci. Quando ho bisogno di aiuto, mai più. Ah. Ancora. Ah, miseria. Vabbè, allora 3, 4, 0. Allora è 3, 0, 4. 4, 3, 0. Ok, e questa sono stato un po' meno fortunato. Posso sempre beccare le combinazioni al primo colpo. Ci siamo. Ora devo connettere il dispositivo. E connettiamolo, dai. Security disabled. Andiamo. 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 Beh. Sono arrivata, ho collegato il dispositivo. Farà esplodere l'intera isola? Ok, 99 minuti. Inclusa la figlia del presidente. Non renderà le cose più difficili. Ah, no. Non c'è spazio per le mezze misure. Sta parlando con Wesker. I deboli devono sacrificarsi per i forti. Ah, ok.
pranzo per farti tornare sull'isola. Ricevuto. Sto andando. Ok, andiamo. Ma ora quel mostriciattolo che ci inseguiva, che dice che solo il laser lo può uccidere. Noi abbiamo un laser. Avremo una pistola laser, un fucile laser, un cannone laser, una penna laser. Cos'è che avevi detto? Che ne so. Penso che tu lo sappia, Wesker. Non sempre seguo i tuoi ordini. Ah, ah, e Wesker l'avrà tenuto in conto, forse. Piuttosto sfrutto bene i punti canale. Eccola, chissà che cosa vuole chiedermi. Ah, a proposito, è vero, la Daisy... A Daisy piace quando ho la bandana. Vado a prendere una bandana. Ho recuperato un'altra bandana. Arrivo. Oh, eccomi qua. Possiamo andare. Ok. Allora, mi sembrava che mancava la bandana. La sono riuscito a trovare. Vedi? Guarda. Porca miseria, è peggio di un cappello invernale questa bandana. Aspetta, facciamo così. Dimmi Daisy, ditemi ragazzi, vi serve qualcosa? Guardate l'orecchio e su, attenti, riposo, attenti, riposo, attenti, riposo, doppio attenti, riposo. Ah, ah, ah. Ok. Ora, oh, questo inverno devo uscire con sto cappello. Aspettate, è così. Tornando a fare i seri. E fatemi aggiustare la bandana. Allora. No, come si fa? Quando si hanno i capelli lunghi si mettono qua avanti, giusto? Voi che siete donne, quando si hanno i capelli lunghi tu ti fai crescere i capelli lunghi non per portarli dietro le spalle ma per metterteli sopra il pettorale. Quindi io avendo questo a posto dei capelli lunghi mi metto, posiziono, insomma, questo, che poi in realtà ci sono due pompette dentro che sembrano, non vi posso dire cosa sembrano, però se questa è la testa e qua sotto sembrano due pompette sferiche, a voi l'immaginazione. Comunque, pensando a cose serie, devo capire ora di arrivare là senza che il mostro possa fare danno alla mia persona. Un'altra volta il laser. Ah no, l'ho disabilitato il laser. Ma se solo il laser può uccidere il mostro. Ok. Bah. Direi che è antiproiettili. Ok, qua ci sta qualcosa dentro. La prendiamo. La valigetta, valigetta, vedi. Una collana barocca. Le mie scoperte mostrano che l'ambra ha l'abilità di rivitalizzare anche la variante superiore della plaga. Krauser, Krauser, così mi piace, non magari così. Krauser. È stata un'ottima scelta come cavia. La sua incontenibile brama di potere bastata a convincerlo a prendere parte all'esperimento, mentre gli altri erano troppo sospettosi. I risultati sono stati eccellenti. La crescita della variante superiore della plaga sorpassa quella del parassita comune. Krauser. Senza dubbio uno degli esseri umani più potenti che abbia mai visto. C'è solo una cosa che dobbiamo temere adesso. Il potere che giace all'interno dell'ambra. Come prepararmi? Che cosa devo fare in caso dovesse risvegliarsi? Non importa. Scrivere questi rapporti non ha più alcun senso. Sadler è venuto da me. La fella che mi ha consegnato è ancora qui. Ormai so troppe cose. So cosa mi succederà se decido di iniettarmi. So cosa mi succederà se decido di iniettarmi. Si inietta lui stesso, cioè lui stesso si inietta all'interno del suo corpo. Come fa, signori? Come fa? So cosa succederà se decido di iniettarmela, la fiala. Perché se dici decido di iniettarmi, è come se iniettassi me stesso dentro me. Quindi è come se io... E se mi rifiutassi? Mi ucciderebbe? Forse sarebbe meglio puntarmi la pistola alla tempia e premere il grilletto? Sarà una lunga notte. Come sarà una lunga notte se deciderò di non rivelare il mistero di questa mia nuova bandana. Ok.
Ora c'erano pure le due casse lì. Bene, Sangda. Questa è mia. Se la prendo. Ok. E allora proseguiamo. Ma ora quel mostriciattolo. Scusami. E questa come la prendo? Ho capito che è un tesoro, ma non so come arrivarci. Vabbè. La sono tornata indietro. No. Un'altra. Oh! Maledetto. Sì, vabbè. Ah no, sì. Eh sì. Aspettiamo. Vai. Mamma mia che agility. Mi chiamavano la Lara Croft dei poveri. Guarda, guarda. Oh, finalmente t'ho tagliato come di solito taglio la mortadella a casa quando devo fare merenda. Sì, vabbè, questo neanche Superman ci riuscirebbe. Dai, ho capito. Ora sì, proprio. No, facciamo che ve lo facciamo che ve lo rivelo se ne ho voglia. O a fine live, quando ne ho voglia. Continuate a seguire la live e scoprirete se ve lo dirò oppure no. Dove sei,